Non siamo invece messo a disposizione un lavoro consigliare. E adesso partiamo. Passo la parola alla senatrice Moroni. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie a Professore Di Monte che con una bella giornata come quella di oggi, potevamo approfittare per fare una passeggiata, per la tecnologia, invece abbiamo ritenuto importante partecipare oggi a questo incontro e quindi vi ringrazio di cuore e i miei ringraziamenti si aggiungono a quelli dell'amministrazione comunale che ci ha messo a disposizione questa sera. Questo incontro ci tenevamo, l'abbiamo presentato, ma era stato detto già da tempo, perché abbiamo ogni giorno tre punti veramente importanti, secondo me. Questo incontro era stato richiesto anche con vigore, soprattutto dai due gruppi che abbiamo qui oggi stasera, il gruppo del Comune di Casapulla e di Pulazio, sono stati certificati, quindi comunque non hanno una prossima decisione. Dentro. Perché per quanto riguarda il tempo di Salvatore, io ho chiamato
pilotare bene il quadrapeto è venuto, il mentore ha detto tutte le falle del comune di Roma, quali sono le attività partecipate in cui deve sportire, quelle che venite a conservare, che fanno un vero e proprio invece servizio pubblico. La stessa cosa, più o meno, è successa con un comune felice di Vicenza. Io una cosa che vado su internet, sappiamo uno dei nostri, lo chiamo, mi faccio dare un telefono senza esserci mai visti e mai sentiti prima, noi riusciamo subito a istituire una collaborazione, una telefonica, per l'idea immediata, perché l'intento è il segreto, io non lo faccio, il problema primario non è quello, è il bene e il finale. Cioè, è come se noi dobbiamo vendere qualcosa che deve essere fatto al meglio. Noi dobbiamo rendere il servizio al cittadino e prendiamo la stessa lingua, se non c'è più. Ecco perché il consigliere, che in alcuni casi, in alcuni partiti viene visto non così tanto importante, per noi è fondamentale. Ce la dobbiamo fare entrare in tutti i comuni, perché per tutti i comuni noi dobbiamo avere il sensore per capire che cosa sta succedendo, perché poi in Veneto hanno una realtà, a Roma ne hanno un'altra. Io poi ho dei consiglieri nella provincia di Taranto, per esempio, e quindi ci sono delle altre realtà ancora, però basta sentirsi veramente mezz'ora. Perché quando si ha già lo stesso team, lo stesso linguaggio, si fa prestissimo. E questo essere comunità, secondo me è questo essere veramente comunità. Non è come essere adesso per me qui, a me lo interessa, lo prendete certo a votare voi, o quando Vilma viene da noi, o quando Venga viene da noi, o questo pure che fare l'esposizione di Brindisi. E perché noi vogliamo usarci del tempo, il virus, il movimento, la solidarietà, e non altro. E se lo stesso spirito che adesso ci spinge la settimana prossima a portare avanti un altro progetto per l'Europea. Le europee anche lì sono viste spesso come solo voto d'opinione, oppure si mandiamo lì qualcuno di rappresentanza, e sono fatto tutte cortissime adesso. Invece non è così, perché tutto quanto si decide lì in Europa ricade esattamente dove, nel comune, nelle regioni, perché quando ti impongono le tagli dal 2016 ci riportano in maniera pesantissima con il fiscal compact, dove andranno a tagliare? Andranno a tagliare i servizi che danno i comuni, che danno le regioni e poi anche lo Stato centrale. Quindi siamo tutti coinvolti anche in Europa e noi ci stiamo subito spendendo per questa campagna europea, nonostante noi non conosciamo ancora neanche i candidati. Per quello che la persona non interessa. A noi interessa questo progetto, poi che si pubblica. Europea. Non la conoscono affatto, tant'è che vanno a rivoluzionare, a riformare la Costituzione, a cambiarla così, in piena estate, senza capirne niente, e ora dicono sì, forse lo temo, forse lo vede, ma non è vero, perché poi se voi vedete che cosa fa l'Etica, si fa come si fa anche lui, come l'Etica, come Monti, cosa, tra le gambe, ai giornalisti italiani dice, no, io vado lì a parlare e non devo partire qui, lì io mi faccio tutto, arriva lì, no, noi per percepito. Noi facciamo quello che dobbiamo fare, allora il comando va dalla Merkel come se fosse lei a comandare, lei a decidere, tant'è che adesso questi bellissimi 80 euro dovrebbe dare prima a 10 milioni di cittadini, poi a 5 milioni, poi a 3 milioni, perché ha passato prima da 20 miliardi, però non li spetta tutti, è come se avesse preso a fare maggio. Però poi ha detto no, 10 miliardi, sì però forse non ci sono, 5, 3, 4, meno, non si capisce ancora. Forse li dà qualcuno, però poi li toglie dall'altra parte. Poi gli chiedi scusa dagli impazienti, quelli che prendono 500 euro non pagano niente di tasse, se non li diamo, no, quelli niente, non lo prendo. Non lo so, il fatto che voi non sapete neanche tutti cosa dire. Vi vogliamo fare le piccole imprese? Perché chiaramente quella è una battaglia che noi abbiamo affrontato, ma non perché noi non ci interessiamo ai lavoratori dipendenti, ma perché sappiamo che innanzitutto la maggioranza della dipendenza che è compresa viene proprio dalla piccola e media impresa, quindi sappiamo, parate curatini, e se si andava a fare slogan oppure sempre il cappello di quello o quell'altro sindacato. Quindi io mi auguro che questo si percepisca a nome davvero di tutti, noi siamo un progetto e siamo un'idea molto condivisa ed estesa, che è la cosa che secondo me può anche
prima che vera, ma Massimo di mandarmi e andremo a casa, quindi poi toccherà a voi, se dovete andare bene per arrivare ai compiti pronti, non ci metteremo sempre a disposizione per avviare i nuovi, chiaramente, ma quello ha detto che dobbiamo fare è questo, le prossime amministrazioni europee dobbiamo vincere, perché appena ormai da anni, e detto che il dirigente può versare un
tempo questa parola è indicato, perché questo prima non farvi passare al cielo, volete dal nome di un ragionevole dubbio che c'è qualcosa che non va e che queste persone, davano per bene, non lo sono affatto, come tante volte noi abbiamo anche un po' questo femminile, no, le persone normali, non sono persone normali, sono persone legate mani e piedi, che tutti tanto non possono fare. E io soltanto trovo veramente la libertà anche dei consiglieri di dire no, guarda, anche questi dipendenti, che sono presi il posto di lavoro quando non avevano diritto, lo dicono tranquilli, non importa che perderemo una percentuale di voti, ma noi dobbiamo fare la cosa giusta per tutti gli altri, non per quelli che stanno fissi lì, perché loro non sono creati veramente questo fascino, questo legame, che ormai non li sposta più, non possono muoversi più. Ecco perché noi diciamo che devono andare tutti a casa, perché loro purtroppo non possono fare le cose che potremmo fare noi liberamente. E che faremo, sono sicura, prestissimo, perché l'incendio amministrativo ed europeo, la comunità non potrà mai accettare la democrazia, non potrà fare. Quindi noi faccio veramente i miei dalla loro in bocca al lupo alle due liste, adesso non li vedo dove sono, non li so, tantissimi in bocca al lupo, supportate anche tutte le istituzioni europee, perché signori ci ritornano per noi, andiamo in giro a parlare di queste cose, di avere sostegno, di vedervi che ci ascoltate, che ci siete, perché alcune volte noi per il palazzo rischiamo di sentirci soli, perché è vero, noi non stringiamo molti legami con gli altri, solo per le ragioni che vi ho detto, perché li dobbiamo stringere, per parlare di cosa? Per strappare lo stesso dito, la nuova. Invece di fare le cittadinanza come volevate voi, facciamo una proposta a quinti, no, io non voglio una casa a quinti, 40 euro ogni 2 mesi, quella non è civile, quella non è emotica, e io non la faccio, non la voglio. E quindi, non la siamo noi, se la prendiamo ce la cantiamo per 12-14 ore al giorno, e questi, almeno per me, lo credo anche per loro, perché poi noi ci scambiamo anche le esperienze, sono veramente ali, non difficile vedere che ci siete, perché allora senso. Se abbiamo il consenso, se riusciamo a far comprendere quello che facciamo e dove vogliamo arrivare, se voi siete d'accordo con noi e quindi alle proprie prime ci metteremo di più, ci saranno sicuramente molti di voi, siamo stati 170, siamo stati 500 e dobbiamo essere in più nei comuni, nelle regioni, in Europa, per stravolgere tutto come un casino, niente più 20 miliardi in 7 anni che devono essere fiscali fatti, magari non le dicono le anche lavoro, ad esempio, diamo anche le cittadinanze e non diamo la lavoratori solamente utili soltanto perché sono amici e nemici, diamo a tutti, non diamo soltanto di mobilità a chi ha una grande impresa, ma diamo a tutti quel piccolo sensore che non sa più dove sbattere e che non ha più soldi e più i debiti, perché la banca non è stato detto, vogliamo dargli un futuro, un'opportunità, una speranza, perché anche quelli hanno famiglia, non è che sono famiglia soltanto gli operai dell'Ilva che inquinare, ammazzare e prendere la casa di persone, vittime anche loro chiaramente, ma vittime tutte di un sistema grande che prende un tecnico, non gli lascia scelta neanche liberamente di decidere. E a proposito di ISA vi faccio tutti una piccola parentesi a proposito di solidarietà e di comunità tra i Movimenti 5 Stelle. L'ISA è un problema che riguarda la Puglia da 40 anni. Quando è arrivato il decreto c'erano Paola, Mundi e Sentima, ovviamente, in condizioni ambiente, io ho continuato a fare il mio lavoro, loro mi hanno sempre formato di tutti i passaggi, sono andata a fare la parlare con i garanti, hanno parlato con gli operai, con gli altri in casa, hanno fatto un lavoro bellissimo e solo dal movimento io ho sentito parlare di IVA in altri dialetti, in altri accenti, perché non è una questione di niente. Thank you.
29, 25 milioni di euro a crisi, a 5 milioni di euro a Valencia, dopo lo tempo delle banche, lo hanno detto di no ad altri che interessavano la lotta, perché poi se li dividono, se li dividono, e siamo arrivati ad 1 miliardo, pensate che io in prima casa, per cui sono stati più di un anno, e ancora non hanno bene, come se sono fatto, quindi passava già 1 miliardo per risparmiare un pochino di soldi e per darmi gli cittadini, signori, invece di stare con quello che è. Vi ringrazio ancora, tantissimo, grazie a tutti. Stiamo portando un progetto. La cosa, l'innovazione
grande, al di là della preparazione che Barbara, Dilma vi fa vedere ogni cosa, perché loro sono andati in televisione davanti a persone che più che stare in aula erano già in televisione e sono andati a rispondere. Io ho visto Barbara a porta, ho avuto una difficoltà immensa per avere porta a porta, ma per Barbara scusate. Una voglia, perché parla non c'entra niente con quel mondo. Lei ci sta dando perché ha un progetto, deve portare questa informazione a tutti. E aveva la tranquillità della risposta con quella rabbia sana, produttiva che noi dobbiamo avere. La rabbia non è una cosa negativa, può essere una cosa positiva e ci fa sconfiggere persino Bruno Vespa. Questo deve essere. Guardia, per me è un mostro incredibile e questa è la cosa che dobbiamo avere noi dentro. Noi non ci dobbiamo mai sentire inadeguati perché sono loro che non c'entrano niente. Io vi dico soltanto un aneddoto che è capitato adesso all'aula del Parlamento su una mozione. Noi siamo le europee e Forza Campania, che sarebbe la versione consegnata di Forza Italia, sta perdendo un po' di consensi. Allora che fanno? Presentano una mozione. Questa mozione doveva trattare in modo molto, molto sbagliato un approccio con i fondi europei su una questione che penso che voi conoscete e riguarda un terremoto qui nel Casertano. Parlo avvocato di Potentino, prende questa mozione e cerca di avere il suo seguito su questa politico su questa mozione. Ovviamente sbaglia a interpretare i fondi europei, perché comunque nonostante sia l'ordine di Potentino è comunque una persona in privata, inserisce i fondi comunque fa un macello per i vari fondi. E praticamente propone questa mozione. Io e questo per ribadire il concetto di visione completa della nazione, insieme agli altri ragazzi della Commissione Ambiente, che sono ragazzi toscani, un ragazzo toscano che sta Maria Trigoni, noi scriviamo questa mozione insieme e proponiamo un piano alternativo in cui chiediamo che innanzitutto possiamo risparmiare i fondi elastici che potrebbero essere utilizzati per le emergenze, ma poi inseriamo una cosa un po' provocatoria, che però se tu ti vuoi fare campagna elettorale in campagna dopo averla rilassata, devi inserire un sacrificio. Vi abbiamo chiesto che la parte in eccedenza dei loro stipendi doveva essere inserita in un fondo per le emergenze campane. Allora questo sì, noi andiamo con questa cosa, era giusto per dire, io ho chiamato in quel tempo avvocato di Cosentino, perché deve essere ben chiaro che lui lì come avvocato di Cosentino, e c'era dall'altra parte la Tartaglione. La Tartaglione è la nuova rappresentante regionale del PD. Loro hanno, perché di quanto sono finiti, ma noi lo sappiamo bene, hanno firmato questa mozione insieme, inserendo il fondo di questione, quindi all'interno di questa mozione, l'hanno firmata insieme e noi ci siamo rifiutati. Perché ci siamo rifiutati? Perché innanzitutto noi non veniamo a prendere in giro nessuno. Se non esistono dei fondi europei che possono appoggiare questa situazione, noi non li possiamo interpretare. Se non esiste, se esiste una possibilità di risolvere le questioni con la prevenzione, si deve utilizzare la prevenzione e non si può fare una mozione, quindi una cosa non verrà mai discussa in aula, semplicemente perché stiamo iniziando una campagna elettorale. Io questo ve lo dico perché quando inizierete a fare la campagna elettorale qui, quando vi troverete insieme ai vari candidati del posto, spesso siete subito la questione. Voi dovete essere tranquilli del fatto che il Movimento 5 Stelle non ha mai fatto marchette e non le farà, soprattutto in questo territorio. E io aspetto con ansia, finalmente, dopo che siamo riusciti a portare i rappresentanti parlamentari, di riuscire a festeggiare in un comune campano il nostro sindaco. Quindi forza. Allora, vi lascio anche quello che ha detto Vinga e anche
quest'altro, la collega parlava del discorso. No, perché io mi introduco poi l'argomento successivo, il secondo punto. No, perché abbiamo anche delle liste, quindi se voi intervenite. Ok. Parlavamo di percorso. Allora, noi abbiamo iniziato, tutto è iniziato nel 2005, per dirlo, di ragionare a utilizzare la piattaforma del Meetup per fare incontrare i cittadini. I cittadini che dovevano virtualmente incontrarsi su questi Meetup per parlare dei problemi locali. Da lì è una catena, sono sorti in tutta Italia, questi cittadini man mano hanno iniziato anche a incontrarsi, a parlare dei problemi reali, a proporre delle soluzioni, a fare delle proposte. Con gli anni tutto questo non c'è passato perché noi purtroppo abbiamo avuto negli ultimi 30 anni una classe politica che ha guardato ben altro che agli interessi dei cittadini, ma quello di togliere i grandi politici. E quindi abbiamo sentito l'esigenza di entrare nelle istituzioni. Quindi quello di entrare nelle istituzioni è l'atto finale di un percorso di attivismo, di partecipazione, di condivisione. Ed è quello che hanno fatto anche i due gruppi locali qui a Caserta, Casapulla e Ripulazio. Hanno iniziato la loro attività di lavoro sul territorio, non solo facendo banchetti, cercando di fare delle proposte presso i comuni, cercando di collaborare con tutti gli altri gruppi, non solo di Caserta, ma anche di Napoli e della Campania, per fare rete, e di andare sul territorio per affrontare quelle che sono le questioni locali. Loro hanno fatto questo percorso e quando si sono sentiti pronti per affrontare anche le elezioni hanno deciso di formare queste liste. Il Movimento 5 Stelle non va incluso, noi vediamo in tanti comuni, sono con le liste civiche fatte così all'ultimo momento, ci si presenta alle elezioni solo per andare a riscaldare una sedia in una poltrona nel comune, nella regione o addirittura nella provincia. Il Movimento 5 Stelle partecipa quando ha la possibilità di poter lavorare su sé e di incidere in quel comune. Noi stasera vogliamo dare il benvenuto ai due gruppi, vi vorrei invitare il gruppo di Casapulla. Vi facciamo presentare poi il nostro portavoce al sindaco, in questo caso Sandra Turmillo, ci illustrerà il lavoro fatto sul territorio, quindi sono gli obiettivi principali che vogliono portare avanti in questa campagna elettorale. Sandra Turmillo. Di uno strumento, insomma, di archiviazione per i
di consultazione sulla fruibilità di tutti i luoghi pubblici e privati a vetro pubblico in riferimento ovviamente alle questioni diversamente abili. Oltre ad ancora siamo occupati della revisione dell'approvazione delle terre comunali e più o meno ci sono stati vari incontri e ovviamente per la scorsa inizio di ci accorgevamo di come c'era sempre un'autorispondenza con i nostri cittadini. Lo diceva manifestamente, chi invece si nascondeva e ci guardava da lontano, ed eravamo noi ovviamente, anziché appoggiarci a tempo, andare da loro e siamo già insomma di una vicina. Tutto questo per dire che cosa? Che giunti al 7 di novembre si è manifestata, con condizione ovviamente, la volontà di partecipare alle elezioni amministrative con una lista certificata. Abbiamo lavorato, ci siamo incontrati varie volte. Ovviamente abbiamo deciso di stabilire quali erano i requisiti per la scelta dei candidati e ci siamo focalizzati su alcuni punti. Dovevamo essere censurati, cioè sì, doveva essere censurato, e siamo ancora del fortuna. Volevamo una donna, volevamo una voce, eccoli qua. Dal gruppo e volevo dire che un altro dei requisiti che per noi sembrava fondamentale era quello di essere residenti a casa. Detto questo, a gennaio la lista insomma che sto posto, tutto quanto, abbiamo visto la certificazione e l'abbiamo finalmente ottenuto una settimana fa. Siamo pronti, stiamo preparando ancora il programma che si ispira ai principi intelligenti della nostra vigente, ovviamente sono i portati che dipendono quelle che sono le istituzioni locali. Ci fermiamo ancora a parlare con i cittadini per capire quali sono le problematiche che stavolta ad esempio non conosco se non ad esempio non avete quest'anno, io non so se si può fare il questo è quanto, non saprei che altro dire. Vi presento il candidato sindaco, il candidato sottovoce al sindaco del comune di Turato.
figurate, la nostra lista, diciamo, il nostro movimento, in realtà, diciamo, è nato alla fine del 2012 ed è nato con il nome di Milagro Turco. L'altro praticamente dice che il Milagro di Bellona nel 1920 era un solo comune che appunto si chiamava Milagro Turco. Infatti qui da me a supportarci ci sono anche le città. Questo nasce con noi di lato su e poi abbiamo fatto più o meno lo stesso discorso che hanno fatto i colleghi di casa tua, solo che noi siamo in maggioranza a voi, però siamo in maggioranza a voi. Ok, questo niente, noi lavoriamo continuamente con banchetti fine settimana e addirittura ci scelgono come un oggetto misterioso, un oggetto misterioso perché si sa che a questo punto che noi pian piano stiamo iniziando a scardinare quelli che sono, diciamo, dei colossi, dei dinosauri, giustamente, che ultimamente iniziano a preoccupare. Noi più volte siamo stati più comuni, abbiamo fatto delle proprio delle idee, come posso dire, un'isola ecologica con un risparmio di più di 150.000 euro, ma loro praticamente non ci hanno avuto in considerazione. Abbiamo pensato di proporre la casa dell'acqua per portare un risparmio sociale stimato intorno ai 300 euro a famiglia all'anno che non ci hanno prodotto in condicazione, diciamo questo è il nostro modo di fare. Loro continuamente non ci hanno iniziato. E sapete che gli ultimi periodi che hanno fatto la visita della giunta comunale dove hanno dato ok un'idea praticamente per fare un tempio per la chiamazione. Quindi è stato in periferia situato praticamente a ridosso del centro abitato di costruire un tempio della creazione che è stato di 2 milioni di euro dove verranno bruciate delle palme tutte in un contesto, diciamo, cittadino e alla fine quello è il proprio. Quindi noi ci stiamo muovendo anche in questo senso con una raccolta di firme per bloccare, diciamo, questa cosa che non ci sembra più sotto. E niente, gli altro... volevo presentarvi Antonio, mi dice qualcosa. Non posso dire nulla, non ho quello che dicevo, che purtroppo quella parte della nostra che non si viene mangiata, ovviamente visto in tutti quanti i comuni, purtroppo dalla nostra regione, che è anche una stata. Posso solo confermare l'impegno da parte di questo gruppo nel lavorare sempre in maniera pulita, trasparente e continua a fare sia del nostro bene, ma comunque in ogni caso di tutti quelli che possono essere interessati a vivere in maniera pulita, coerente e domestica in questa regione. Allora, Maria, laureata in... Era. Maria, che mi ha detto e sono laureata in scienze del turismo e dei sessuali. In pratica mi sono in maniera molto semplice, diciamo che il momento questo è l'unico momento politico dal quale intendo giocare a presentare. Per questo motivo ho scelto di scendere insomma in campo e di fare la mia prima esperienza politica. Vediamo che. Buonasera a tutti, sono Cesare Ramuno, sono una nuova generale in scienze organizzative eccezionali e spero di riuscire nel gruppo anche per tutto questo mio esperienza per dare una mano alla cittadinanza e spero di essere, per la nostra vita, per essere come apprendista per poi produrre gli stessi in politica di questa. Siamo Francesco Varano, che ho già citato, al Biflaschio, per chiudere e niente, io personalmente ho scritto questa cosa con molto entusiasmo, anche se ci rendiamo conto che l'impegno è tanto, il sacrificio da fare tanti, non è semplice avere a che fare con i dinosauri, come diceva prima Michele, e l'impegno sarà ancora maggiore dopo, quando riusciremo ad entrare nel comune, perché effettivamente le situazioni dei comuni, specialmente quelle di Vico Lazio, non sono semplici sia a livello amministrativo che a livello politico, quindi sarà dura, ma chiusa dura la vita.
decine di centri di campo, e questa è una cosa che diciamo che ha documentato per un bel periodo di tempo. Alla fine ci sono state le volontarie che sono state intorno. Il dubbio non ha salito che però alla fine ho tirato un po' che però io devo essere vicino delle centri di campo perché devo fare la cosa di più. Perché ho mangiato che praticamente danno una gestione dei tributi, della una pubblica amministrazione di tutte le cose assurde. C'è cioè, proprio la cittadinanza non è attiva, rimangono bambini, a me questa cosa non adora. E quindi questa è stata la fronte che mi ha fatto scendere in casa. Ovviamente il movimento, da venerdì mattina, noi quando c'è stata la fine, dove la fine di durata è stata certificata, e poi è stata una presa subito dalla telefono, e da tutti quanti. Praticamente adesso abbiamo le armi, abbiamo la vita ufficiale per la parte di questo video. Grazie. Allora, io sono tantissimo emozionato perché nel 2010, ci sono tanti in sala che ci conosciamo da un po' di anni, nel 2010 quando partecipavo le prime per partecipare alle regionali, di Caserta all'epoca, eravamo due di quelli a Castel Campo, e veniva qualche artista da Napoli, da Giuseppe e tanti altri, per darci una mano, perché a Caserta il Movimento 5 Stelle era totalmente sconosciuto. Siamo all'inizio del 2014, sono cambiate tantissime cose, non parlo a livello di altri comuni a livello nazionale, ma siamo riusciti ad entrare in Parlamento. Le sale si vendono anche qui in provincia di Caserta, già è il 2 milioni certificate, e lo spirito deve essere quello che ha detto Michele. Quando io vedo una persona che non ha aspettato di candidarsi, io sono logico che questo non mi convince. Se vengono i tutti come si è venuto a Michele sicuramente a tutti quanti loro, allora questo è lo spirito giusto, perché lo si deve fare con servizio civile. Noi infatti tra le poche regole che il Movimento 5 Stelle ha è quello di massimo 2 mandati, non è detto che vengano portate a termine entrambi. Io personalmente per le mie fanno solo questo perché stanno ovviamente già passando due volte. Però chi dà il proprio contributo anche attraverso l'elezione del Movimento 5 Stelle lo dà come servizio alla comunità, non per farsi una carriera politica, questo sia ben chiaro. Quindi loro ci stanno mettendo la faccia perché magari a qualche altro che vuole dare un contributo, uno deve dare il proprio contributo a favore di quello che si sente, ma dobbiamo lavorare tutti, dobbiamo dare tutti una mano affinché le cose cambiano. Allora, prego un attimo di questa data, gli utenti possono parlare da qui, anche a voi un amico sempre. Dice, vogliamo fare due chiacchiere, buscamo, chiamano, davanti a un caffè, dice, e mi dice, se vuoi il gruppo, io sto stavuto di tutti i candidati, io posso dire loro che non ci fanno problemi. Facciamo una cosa, se non è capita una cosa, io perché non voglio il gruppo. Io so che tu la pensi come me, so che queste cose verranno fastidio, so che tu non sopporti questa amministrazione, non sopporto tutti i miei piani di questa. Di questo figlio che c'è stato, di questa gestione, tu che vieni di conto che devi scendere di campo, quindi per alcuni, se non io cioè questo è il nostro principio di portare avanti questa ideologia, questo movimento. Noi non è che cerchiamo voi, noi cerchiamo persone che devono pensarla con noi, devono avere i nostri obiettivi, se no queste cose non le portiamo mai a terra. Non abbiamo sempre lo stesso mondo, non andiamo mai avanti. Questo diciamo noi la campagna elettorale la vogliamo passare su queste cose qua. I nostri banchetti, le nostre informazioni sono queste, sono il fatto di parlare con persone spiegate che noi siamo gente come loro e abbiamo delle idee, abbiamo degli studi, abbiamo delle cose che possiamo proporre che vogliamo andare avanti. Per il bene della comunità, della nostra amministrazione, le cose che sono fatte per chi deve sistemare il figlio, si deve sistemare un ponte, c'è un pubblico che è un'azienda che per la discussione dei punti. Serve anche se devono mandare i cittadini più a investire a sistemare i figli che devono fare amministratori. Anche noi lo vogliamo queste cose. Ogni giorno.
curato, penso di curato, la figlia, ma non la figlia per la comunità, la figlia per me, per gli interessi di una vita, lui è un amministratore, fa entrare aziende con l'uso con la mafia. Io non capisco, cioè voglio dire, io questo voglio per i miei cittadini, le persone che devono votare per il Movimento 5 Stelle a Palazzo. Voglio che queste persone siano coscienti e devono votare avanti questo tempo. Comunque a voi ci trovate anche sul sito di Palazzo 5 Stelle, comunque un sito che ho creato per attivo, con la giornata e la giornata ora. Per quanto riguarda il nostro programma, diciamo che noi sempre in linea con le idee del Movimento, da due o tre settimane ci abbiamo puntualmente indicato il nostro banchetto e abbiamo fatto una sorta di questionario. Questo questionario contiene una serie di punti dove si vanno a sottolineare quali sono le criticità del paese e quindi una sorta di quiz dove alla fine c'è anche un'area dove il cittadino percorre la propria idea e quindi quello che vorrebbe sottolineare. E noi parlando in questo quello che alla fine di questa giornata di preparare un programma ad hoc sapendoci di questo personale. Quindi voglio dire più bravi di tutti i loro domande. Ci sta intanto quello che chiedo qua, presente la scrittura a mano di Lamello. Ci sta un dietro dietro. Grazie a te. Proposta a noi o a loro, proprio di curiosità, noi saremo felici di dare tutte le notizie possibili e immaginabili. Non lo so se c'è qualcuno che vuole intervenire. Io nel frattempo impiego un po' di tempo parlando della banda fila, parlando dell'IVA che lega del decreto della terra dei comuni. Vi racconto che cosa è avvenuto, perché soprattutto sul nostro territorio, soprattutto Capistano, ci sono alcuni parlamentari del PD Capistano che hanno venuto dalle ville e su cui è stata la nostra scelta come Movimento 5 Stelle di votare contro a questo decreto fuffa voto, come diceva Lega. Loro hanno dopo 20 anni che esiste il problema della guerra dei fuochi, ne sono usciti con questo decreto che non era veramente vuoto, proprio quando avevamo la Camera, lì siamo leggermente vestito, ma ci hanno messo delle portate dentro veramente grandissime. Una di queste era proprio quella di cui parlava Barbara. C'era un emendamento inserito da un deputato di Forza Paolo Russo, praticamente è inserito alla Camera, prima del provvedimento che era stato Senato, un emendamento dove si evidenziava il fatto che per i contratti pubblici, quindi relativo al territorio della terra dei fuochi, si potesse andare in deroga alle leggi antimafia. È una cosa per noi gravissima, perché dopo che la Camorra si è fatto in loro di molti confini interrani più storici nei nostri territori, gli lasciavamo la porta aperta attraverso i contratti per gli appalti delle politiche di poter guadagnarci una seconda volta. E quindi noi, questo era uno dei motivi, altri motivi, è che loro parlavano di terreni agricoli, quando avrebbero dovuto parlare di terreni, tutti i terreni, quindi loro bisognava fare una battuta di tutti i terreni. E là dove si risponda che un terreno inquinato non viene a scrivere ci fai, ci così, altro. La legge, c'è cioè una legge, la 152 del 2006, il testo unico ambientale, che dice il terreno inquinato deve essere purificato, non ci fai con tuo interesse. Altre cose ancora, non hanno ascoltato le associazioni che per tanti anni si sono battute sul territorio e sanno benissimo quali sono le criticità. Altra cosa, non hanno con un piccolo decreto, non si parla minimamente di come bloccare il versamento delle scie dei rifiuti. Noi, e sono anzi, mi approfitto in questo momento perché abbiamo due belle notizie. Uno, che sicuramente già ne siete a conoscenza, che alla Camera è passato il disegno di legge di Salvatore Cirillo sugli aree ambientali. Era un disegno di legge che ha portato 20 anni. Per 20 anni nessuno ne ha ancora ritenuto importante normare le aree ambientali, perché nel
disegno di legge di favore di ciclo, siamo riusciti ad inserire, ad accumulare la discussione di un altro disegno di legge, sempre del Movimento 5 Stelle, a prima firma di Paola Nunes, che parla proprio di coordinamento delle forze ambientali, quello che manca a livello nazionale, non solo per la terra del fuoco, perché quello che manca è un coordinamento di tutte quelle forze che già operano sul territorio. E loro questo non l'hanno proprio preso in considerazione. Noi siamo riusciti, siamo andati a parlare con il Corpo Forestale, con i noi, con i procuratori, con i vigili del fuoco, tutti coloro che si impegnano sul territorio per contrastare questo fenomeno. Perché chi meglio di chi opera sul campo può fornire le giuste soluzioni? Questa era la via più semplice. Noi l'abbiamo fatto, che abbiamo utilizzato un disegno di legge, e io spero che non ci portino a questo questa proposta solo perché viene da noi che ci mette le tutti dai cittadini. Detto questo, buonasera a tutti, mi chiamo Cristiano, sono attivista di Slack e comunque volevo parlare un po' di quali sono le difficoltà che abbiamo attraverso noi. Io mi focalizzo molto sulle strategie. Gli amici sono meglio che sono sempre molto incazzati ultimamente perché abbiamo deciso. A volte quando non dire tanto preparato giustamente, che sono tutte persone che timide, tutte persone che non hanno mai fatto processi a volte, che non sono mai scelte soprattutto attivamente, e possono avere delle difficoltà proprio di impatto. Quindi io mi incazzo e dico, cerchiamo degli strumenti, dobbiamo utilizzarli bene, perché altrimenti non serve nulla. Dobbiamo essere belli grandi, insomma. Cosa si può dire, sono grandi figli, comunque. Va bene. Però comunque questa cosa appunto c'è qualcosa dentro, c'è un fuoco che dice no, la cosa deve cambiare, basta. E quindi come facciamo i banchetti a volte che siamo un po', pensiamo sempre che le persone vengano, perché devono essere loro, quando noi dovremmo prendere l'occasione per parlare, per rompere quel muro di differenza e per fare capire loro che effettivamente le cose possono cambiare, perché la cosa più brutta è che le persone non credono che le cose possono cambiare. È il nemico peggiore che è stato messo all'interno di persone con un'educazione sbagliata, da una propaganda sbagliata, da un'informazione sbagliata, c'è sempre il peggiore. Dobbiamo parlarci della qualità di noi, per esempio, abbiamo previsto che con 4-5 provvedimenti ogni cittadino può risparmiare dei 500.000 euro all'anno. Cioè, già mettendo l'elemento wifi, già il fatto la settimana prossima andiamo a guardare. Sì, quando il comune è riposo per sapere come hanno fatto a ridurre i costi per la gestione della spazzatura e quindi per incidere meno sulle tasse dei cittadini. Quindi diciamo di anche le persone che vengono in voi 100 euro di dire guardate pure economicamente non vi conviene perché fare la politica pure ti piace risparmiare. Questo è questo. Due anni fa, quando il cittadino è stato deposito
non è legge impossibile, ma per un campano che ha avuto una terra avvelenata da 30 anni di politica allenata con la criminalità è impensionabile. Allora chi non prende nel movimento, io voglio dire le persone che non prendono la legge impossibile, voglio dire semplicemente che io personalmente faccio questo ragionamento, ho i miei dubbi su qualsiasi persona, però io personalmente per quello che ho fatto la mia terra è informarmi perché ci sono la metà di quello che abbiamo intorno, ve lo posso garantire, se leggete i documenti sulla terra di voi non ci sono la metà per un semplice motivo, perché dovete lavorare la campagna. Allora noi giriamo le terre proprio per dire, per i nostri
gestiranno la città, chi sta bene sul territorio. Vi chiedo, andate da loro, andate a supportarli e a coinvolgere con più cittadini di Quarto, di Santa Brulla, perché dobbiamo portare la terra al 100%. E buon lavoro a tutti. Inizierà la prossima fine settimana il tour per le europee. Noi ci sono le produzioni 6 weekend. 6 weekend, io adesso parlo del tour che andrà in Balcani, perché ogni regione cercherà di organizzarsi con quanto più tempi possibili. Ci sono 6 weekend. Noi abbiamo preparato un form che ci dà su Google, su internet, che durante le comunali, nella loro università, ha
aveva chiamato un suo lettore dicendogli che se non lo votava mi avrebbe cambiato i votati. Questo sistema ha più avuto che c'era attorno alle elezioni e alla nostra elezione. Noi dobbiamo purificare il sistema, nel senso che noi stiamo facendo la nostra politica, cioè di creare consenso attorno al movimento, ma come si crea consenso attorno al movimento? Attraverso la conoscenza, attraverso la partecipazione, attraverso un programma di diritto, noi otteniamo i nostri 7 punti delle europee. Io ho una preghiera, la cosa di cui ci siamo preoccupati noi, chiunque ha intenzione di organizzare, attraverso la storia delle richieste, noi continueremo in tra l'altro io mi sono in un po' di silenzio. Io, perché questa è un'altra parte procedura del progetto di partecipazione. Ok, perché questa è la partecipazione, cioè ci dobbiamo ascoltare, dobbiamo abituare a quest'altro, siamo tutti quanti distanti. Allora, quando noi organizziamo la sede di dicevo, adesso rimarremo concentrati in diverse province. Chi ha fatto la prima richiesta, i comuni attorno dovranno collaborare, perché noi non siamo divisi. Ogni provincia, ogni città deve essere unita. Noi dobbiamo ritornare col concetto della campagna, cioè la campagna insieme. Perché non è che poi si dividono in settori, Caserta, Napoli, Salerno, Benevento, Avellino, stanno anche un gioco storico, che significa distinzione. Allora noi dobbiamo collaborare insieme, portare i nostri 7 punti e fare in modo di partecipare. Gli eventi dovranno essere costruiti da voi, della nostra degli eventi a costo zero, com'è la politica del movimento. Cioè noi dobbiamo far capire che il Movimento 5 Stelle riesce a fare un evento anche mettendo semplicemente un cartello, una piattaforma e delle casse e contenuti. Questo a me serve, perché tutto quel meccanismo di soldi che c'è dietro è tutto quello che poi dopo ci porta Carlo, Pastorino, la tutta la nostra questo perché ogni volta che arriva un decreto legge noi studiamo un ricatto morale. Si infilano delle condizioni che potrebbero risolvere dei temi di natura generale, distinti. Nel senso, per esempio, queste tante sono il femminicidio. Il femminicidio è una sciocchezza, si è disciplinato il femminicidio per ascoltare le associazioni che si occupano di violenze sulle donne. Una cosa pensante che c'era su questo articolo di credito, c'era l'obbligatorietà della denuncia da parte della donna. E a tutte le associazioni che sono molte anche in 10, non erano d'accordo, non si è fece fatto. Perché la donna, prima di arrivare alla denuncia, deve fare un'attività di consapevolezza, senza arrivare a denunciare e poi toglie la denuncia. Quindi, quella cosa finta, loro stanno cercando di apporre la questione delle province, la questione della fiscalità, la questione dei diritti, cioè anche della Banca d'Italia continuo, cioè si mettono il parametro della questione morale con dietro tutte le loro manchezze, le loro toccate. Quando si è arrivato sul decreto dell'emergenza ambientale, che prima ha descritto benissimo, ci sono state le due reazioni. Quando arrivò alla Camera, io rimasi sconvolta, perché noi tutti abbiamo presente che è il Cesaro, quindi Cesaro che scrive un emendamento e per me è una cosa assurda, impossibile. Era arrivato gli emendamenti a firma Cesaro, russo, quello che prima che voleva cambiare i contratti, la campagna che ormai è cassata fino alla fine, perché comunque dovrebbero firmare l'emendamento. No, lui perché per me quella persona non deve entrare all'interno della Camera. Sicuri del fatto che siamo stati al Senato, di questo è il progetto, eravamo sicuri che nella Commissione Ambiente, lo dico con molta soddisfazione e con orgoglio per fare così, ci sono due persone speciali come Irma e Paola, sapevo che si sarebbe stato al secondo maggio. Noi anche abbiamo fatto questo discorso politico,
un criminale, un camorrista, se vi mando l'emendamento, tu per me non devi discutere l'avvento. Quando l'abbiamo detto, alla Camera, si è discusso il concetto in un modo divertente. Io mi auguro, era proprio in pigiama perché non era resta, quindi sarebbe proprio appena arrivato della pigiama e mi auguro, e dico, noi non voteremo gli emendamenti di Russo e Cesaro, perché Russo era un po' lungo, Cesaro quello che è, quindi. Di Asia, la Castagna, che non ha fatto nemmeno un intervento in Aula quando era ministro delle varie opportunità, di Asia, arrabbiata, indignata, perché noi stiamo dicendo che c'era un camorrista in Aula, e dice che non era vero, perché aveva risultato che c'era un camorrista. Non risulta però, ma poi io non sono conosciuto perché le dame si scrive, perché cose a quel momento, il momento esatto che si dà un cazzo di indignato su questa in quell'aula, da qualsiasi tipo di regione di Milano, ci siamo alzati, c'è stato un sostegno, perché poi la realtà mi ha detto, io non so questa pensata con il ministro che è stata fatta per la sua regione, c'è stato proprio un urlo da parte dei nostri deputati, da tutte le parti, e sono gli altri partiti non sono intervenuti, non sono incartati. Non possono parlare, parlano noi di libertà, loro non parlano. E io devo descrivere la bellissima sensazione che ho avuto in un posto per dire di essere protetta dal nostro movimento. E io mi ricordo che quando noi andremo in giro adesso, io la voglio proprio vedere questa cosa, perché noi dobbiamo far capire che non siamo evolvendo, cioè da prima tipo io, Beppe Birma, alla storia del Birma, non sapevamo che cosa fare, adesso c'è stata l'evoluzione di tutte voi, che sapete come chiedere una sala consigliare, che sapete come rapportarvi con le istituzioni, però sempre mantenendo il nostro modo di essere, cioè il costo zero, il confronto tra di noi, la reciprocità, il fatto che noi non stiamo facendo una cosa solo per il nostro comune, noi stiamo facendo una cosa per la nostra regione, perché noi sappiamo, io lo dico, se anche uno dei due comuni, o tutti e due comuni, pagano il loro sindaco del Movimento 5 Stelle, una vittoria, ma anche di Pernambuco, perché la campagna che sta riuscendo ad avere il proprio sindaco, se noi portiamo un euro di risultato, viene l'Europa e cominciamo a parlare di trattato, cioè chiaramente un confronto tra Europa e Italia, è una nostra vittoria, quindi bisogna insegnare tutti chi è vista e chi non è vista. Quindi mi darete il campo di guardare questo tutto. Dovete anche voi fare la controllore a noi, noi non dobbiamo mai perdere di
ci serve, come diceva Michele, noi dobbiamo fare un progetto e quello lo dobbiamo raggiungere. Fatti queste cose. C'erano vari emendamenti che riguardavano sempre i terreni sulla adozione del terreni all'istituzione di la diversificazione dei terreni. Poi dico la prima, lo dico proprio sinceramente, io mi sono proprio rifiutata, perché poi a certo punto in commissione dovevano, perché mi chiamano non parla. E la Castello, che è un ex consigliere regionale, ha anche il libro di Sciarci, che anche un nome. Sì, e lei è stata arrabbiatissima, lei studiava, e lo potevano spiegare. È stato veramente triste vedere loro che parlavano con i figli, all'altro questo il nuovo caso del PD che cercava di imprendere. Con nulla di fatto, c'erano l'emendamento numero 1
e che ci sono anche una litigata in maggio di mattina, c'erano alcuni commentari della Commissione Ambiente del PD campani, perché io sono andati tutti quanti via, sono rimasti così 4-5 colleghi del PD, e io mi sono fatto uno sforzo, sapete quando poi le condizioni ma mi sarebbe un caso, tutto quello che c'era nel nostro cellulare non solo che io l'ho detto tutto, ma soprattutto due che erano campani, mi sono detto, ma che coraggio, andate sul territorio, poi ai nostri cittadini, no? Ai nostri cittadini che non avete posto un dito, non poi lo direi in aula, e tu non ci fai, perché poi in aula fanno gli sposti e poi fanno i video che ripropongono e fanno la campagna elettorale, ma in condizioni che dovevano uccidere, per un momento che dovevano avere un po' di dignità nel loro territorio e dire no, questa è un'occasione che non possiamo perdere per migliorare questo provvedimento, per migliorare la nostra situazione, non hanno lasciato un dito, non hanno detto nulla. No, no, promozionalmente da me c'erano Cuomo e Sogno. Sogno. Due ex sindaci da pregare, non ho preso le dita perché in aula poi sono molto vicino perché sono trattati da me e mani, non andavano a prendere, non sono mai stati all'alto, adesso sono stati dati, in aula siamo arrivati, sono venuti loro da me in un solo, fino in alto, e mi sono guardati, ma noi capiamo, ma non studiamo per la mente. La scelta c'è sempre una scelta, si deve decidere solo da che parte stare. Voi siete stati dalla parte di chi comanda perché volete mantenere e sostenere di quella regione e noi siamo stati dalla parte di chi comanda. E quindi, prendendo, io voglio notare, perché io oggi in aula ho avuto un po' di tempo per poter dire la nostra, io lo vedo in faccia, forse il tuo partito, anche quelli della PIA o accade in quelli di Forza Italia che l'avevano inserito in presentamento, successivamente sono andata a attaccare sia da Paolo Russo, che ha parlato in sui giornali, sia da una Capagione, che è capestana, perché praticamente hanno detto che io, noi antichi, noi medici, perché noi non sappiamo leggere i provvedimenti, perché lì è detto che può andare anche in mezzo alla legge di mafia, però cosa succede? Che da un comitato. Questo comitato può andare in deroga alle leggi antimafia. Loro dicono, ma le regole, le norme che regolano questo comitato sono più restrittive in confronto alla legge antimafia. Scusa, se sono restrittive ci sono state in deroga alla legge antimafia. Allora che tutti non si scrivere, ma dato che loro sono molto tutti e ogni volta che inseriscono una lettera, una parolina, una virgola, c'è sempre il doppio. E allora significa che io non so leggere il provvedimento, noi sappiamo leggere il provvedimento, loro non fanno altro che cercare di morta di dare cittadini e farlo passare anche come un interesse per la collettività, non è mai vero di nulla, non alzano mai un dito, non dicono mai una parola che vada verso l'interesse dei cittadini, è la loro parola che è proprio delineata. Ed è per questo motivo che noi stiamo cercando di fare tutti e di mandare tutti a casa. La gente non si è paura di andare, perché anche a oggi ci sono dei colleghi che sono riusciti, non c'è ma siamo qua. Poi quando c'è il fondo di prendere posizione, fanno dire un papello. Nella mia commissione, una collega, ha usato una sua volta andare in dissenso con il gruppo di votazione in aula, non che ha votato contro il gruppo, si è tenuta perché proprio non ce la faceva, perché si può andare con la ragione, in condizione non poteva votare più, non poteva votare più. Loro devono obbedire a pacchetta, non hanno possibilità, seppure qualcuno di loro la pensa come noi, vicino a loro non hanno possibilità di fare nulla, e io ti darò proprio proprio negli altri. Perché se sono all'interno ancora più colpevole degli altri, perché poi sta avendo un Tommaso Malerba, ma in realtà aspettiamo il tempo. Ma io prego!